Ciao bimbi, eccomi di nuovo qua. Anche oggi sono qua per leggervi un racconto sempre di Vivi alla Marche, però oggi volevo provare con voi un'altra cosa. Volevo provare a farvi vedere anche le illustrazioni, perché in genere è bello vedere, no? Anche le immagini dei libri. E pensate che quando Vivi mi aveva regalato questo libro, a me piaceva tantissimo perché profumava di pesca. Mamma mia, quindi io lo aprivo e mi mettevo così a profumare, a odorare questo libro che mi piaceva tantissimo. Allora, il racconto di oggi si intitola La bambina che mangiava i lupi. Siete pronti? Allora, c'era una volta in un bosco una bambina che mangiava i lupi. Questa bambina, che si chiamava Bambina, che i lupi li mangiasse proprio volentieri, eh? Eh no, erano un po' duri da cucinare, però comunque li cuoceva. Certe volte li mangiava lessi e altre volte arrosto. Di solito questo avveniva d'inverno perché nelle altre stagioni Bambina invece, sapete cosa faceva? Mangiava cose un po' più buone, ad esempio le fragole, le uova. Sì, perché Bambina aveva una gallina che si chiamava Gallina e che faceva le uova. Vi faccio vedere la prima immagine, vedete? Questa è Bambina, questa è Gallina ed è Bambina che sta preparando al forno un bello pacchiotto. Come Bambina e Gallina fossero finite in quel bosco, non si sa. E allora loro vivevano in un cima ad un albero in una capanna di legno che era piccola, 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 ma aveva tutto: una porta, due finestre, un tavolo, una seggiola, un letto e un cassetto. E c'era anche un bellissimo balconcino da dove Bambina guardava in giù e dove andava a prendere il fresco. Si affacciava, ciao, e guardava in giù. A Bambina piaceva tanto abitare così in alto. Forse era nata lì, o forse da piccola aveva abitato in qualche casa di città, al quinto o al sesto piano. No, Gallina invece no. Gallina piuttosto aveva le vertigini. Forse lei non era nata lì, o forse da pulcina aveva abitato in un prato o in un pollaio basso. Così, sapete cosa faceva per salire? Lei saliva la capanna solo alla sera. Anzi, no, non è che salisse da sola, eh. Bambina se la prendeva in braccio e lei ogni volta chiudeva gli occhi rotondi dalla paura e le tremavano un pochino le penne e il suo cuoricino, poverina, batteva forte, 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 forte. E quando finalmente arrivava su, lei non si affacciava mai dalla finestra perché, oddio, le girava la testolina e così si metteva sotto il tavolo e dormiva. E chissà che sogni faceva. Forse sogni di pollai, di prati belli. E al mattino presto svegliava Bambina, che subito la portava giù. E Gallina era così contenta. Guardate, questa è Gallina che dorme sotto il tavolo, vedete? Passavano la loro giornata andando a spasso per il bosco. E il bosco era così bello che Bambina e Gallina stavano proprio bene, tranne in inverno. Sì, perché in inverno, per il gran freddo, stavano sempre chiuse in casa. Così Gallina si metteva sotto il tavolo, dormiva, e Bambina guardava la neve dalla finestra. Si metteva così e guardava, e aveva sempre fame. Bambina diceva a Gallina: Bellina, bellina, fammi qualche uovo. Ma Gallina, tutta seria, rispondeva: No, non insistere. Lo sai che in inverno io non sono capace. E quindi, ascoltate bene, perché la storia di mangiarsi i lupi cominciò proprio così. Un giorno che non ne poteva più dalla fame, Bambina disse a Gallina: Basta, vado giù a cercare qualcosa. Tu
Tu aspettami a casa e non aprire a nessuno, perché sennò ti mangiano. Scese dall'albero e si mise a girare per il bosco in cerca di cibo. Camminò, camminò, camminò tutto il giorno senza riuscire a trovare niente. E così avvenne anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Il quarto giorno, dalla fame, bambina avrebbe mangiato anche i sassi. Fu a questo punto che si imbatté in un lupo. Guardate, questa è bambina che gira nel bosco in cerca di qualcosa da mangiare. Per fortuna che era un lupo sazio. Anzi, stava gironzolando, tranquillo, tranquillo, proprio per digerire un po' la sua bella cenetta. E quindi non la degnò neanche di uno sguardo. Bambina, invece, affamata com'era, se lo mangiava con gli occhi. E insomma, non ci pensò tanto. Prese un bastone, gli diede un colpo in testa e se lo portò a casa. Pa, 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 pa. Lo tagliò, lo cucinò e se lo mangiò. Lo sapete come? Lesso. Guardate un po'. Bambina che cucina il lupo a chiotto bello lesso. Un lupo morto non può meravigliarsi, se no certo si sarebbe molto meravigliato di trovarsi nella pancia di una bambina. Gallina invece avrebbe potuto meravigliarsi benissimo vedendo una bambina che si mangiava un lupo. E invece non si meravigliò per niente, perché le galline, si sa, è difficile che si meraviglino. Eh sì. Bambina era piccola e a finire di mangiare il lupo ci mise tanti, tanti giorni. Ma quando ebbe proprio finito e la fame tornò, scese di nuovo dall'albero e camminò, camminò e si imbatté in un altro lupo sazio. E anche questo non fece in tempo a meravigliarsi che era già bello e mangiato. E questa volta sapete come? Questa volta bambina se lo mangiò arrosto. Così in un baleno, nel bosco, si sparse la voce che c'era una bambina cattiva, cattiva, che mangiava i lupi. E allora, quando un lupetto monello non voleva dormire, la sua mamma, alzando il dito, indice della zampa, gli diceva: "Guarda che se non dormi, chiamo la bambina cattiva che ti mangia in un sol boccone." Vedete? Questo è un piccolo lupacchiotto piccolino che ha paura che arrivi bambina che se la mangi. Che se lo mangi. E quando un lupetto voleva andare a trovare la nonna, la mamma sulla porta gli diceva: "Stai attento però e non fermarti nel bosco, perché potresti fare dei brutti incontri." I lupi ormai avevano molta paura e non uscivano più di sera e neanche di giorno. Stavano molto attenti e appena vedevano la bambina arrivare da lontano, bambina, scappavano via come le lepri. Allora, bambina ebbe un'idea. Cominciò a travestirsi da lupo. Guardate, vi faccio vedere. Vedete? Bambina cominciò a travestirsi da lupo. E a travestirsi talmente bene, perché sennò poi i lupi le dicevano: "Ah, ma che zampe bianche hai! Ma che bocca piccola hai!" Bambina cominciava a essere stanca di mangiare sempre lupi. Sì. Quando un giorno Gallina le disse: "Non vedi che sto facendo un uovo? L'inverno è finito." E infatti fuori dalla finestra stavano cominciando a succedere tutte quelle cose famose che succedono in primavera. L'erba spuntava, gli uccelli cantavano. Quando Gallina ebbe finito di fare l'uovo, bambina disse: "Oh, grazie!" e se lo mangiò. Poi si prese la gallina in braccio e la portò giù e insieme fecero una lunga passeggiata. Bambina colse della cicoria, gallina becchettò qualche insetto e disse: "Finalmente un po' di pian terreno. Vedete? Ecco qua." E insieme si avviarono poi per un sentiero che conduceva a un fresco ruscello. Qua e là nell'erba del sentiero occhieggiavano le prime foglioline, le prime fragoline. Bambina ne riempì un bel cestino. E cantarellando, seguita da gallina tutta silenziosa perché le galline, si sa, non canterellano mica. Erano ormai giunte al ruscello e bambina stava pensando: "China,
a bere sull'acqua. Ah, com'è bella la primavera! Quando all'improvviso scorse il riflesso minaccioso di due orecchie appuntite, grigie grigie, e di una lunga coda grigia grigia grigia, e di quattro zampe grigie grigie grigie, e di un affilato muso grigio grigio grigio, con una grande bocca spalancata. Guardate un po'. Fuggiamo, gallina, fuggiamo da questo grande lupo, dall'aria per niente sazia. Questa volta mi sa che il lupo non era sazio, gridò la bambina. Si voltò, ma gallina era già in salvo, lontana, con le penne tutte scompigliate per lo spavento. Povera gallina. E il lupo? E ciò, e il lupo dov'era? Il lupo era vicino vicino. Il lupo era vicinissimo. Il lupo era bambina. Bambina era diventata un lupo. Eh sì, per averne mangiati troppi. Vedete? E dunque, non abbiate troppo paura dei lupi bambini. Dentro di loro batte un cuore di bambina. Eccolo qua. Ciao bimbi, ci vediamo al prossimo racconto e mi raccomando, state a casa. Un bacio grande, ciao.